Siamo qui nel reale opificio di Pietra Arsa, voluto da Ferdinando II di Borbone nel 1840. E qui siamo a commemorare oggi, 1 maggio, i caduti del 6 agosto 1863. Esempio per la città, un esempio universale di come le persone, degli esseri umani si sono ribellati a un sistema, si sono ribellati a un'angheria, e come praticamente i bersaglieri, armi in pugno, hanno ucciso queste persone inermi e disarmate. Angela è fautrice di una straordinaria iniziativa, Primo Reggimento Re, ce ne deve parlare assolutamente, Angela. Io sono presidente di un'associazione di rievocazione storica, il Primo Reggimento Re, dove siamo presenti ogni prima domenica del mese a Caserta per il cambio della guardia, e prossimamente saremo di nuovo alla Casina Valtelliana, dove già ci siamo stati domenica scorsa, e adesso faremo altre due rappresentazioni a breve. Pubblicheremo la locandina. Siamo qui a Pietra Arsa, ci domandiamo il perché del 1 maggio a Pietra Arsa, e in realtà questo evento commemora la prima rivolta operaia post-industriale per la difesa del proprio diritto al lavoro, avvenuta il 6 agosto del 1863. In 1839 there was the first train that connected Napoli to Portici, and this is the locomotive that connected the two places. On the railway train, this is the railway train of the time, conceived by Ferdinando II. We proudly have a flag, our flag of the Kingdom of Two Sicilies, here today in the Reale Opificio di Pietra Arsa, in the now Museum of Pietra Arsa. Alberto Petillo, sì. Parlaci di questa maglietta. Vabbè, questo è chiaramente il nostro amico che è venuto meno, che era sempre presente a commemorare i morti. Questo corteo è stato bellissimo perché mi giravo intorno e guardavo i centri sociali davanti a tutti, i cavalieri dell'Ordine Costantiniano, gli amici di Don Pedro, gli amici di Carlo di Borbone, e quindi proprio, rappresentava il panorama identitario, che è assolutamente variegato.